Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su StarCraft 2. Anche oggi un bel replay di una partita, questa volta ancora più allucinante di quella precedente perché è durata ben 44 minuti. Sono salito a Gold 2 da Gold 3 che ero, Rank 3, e vi faccio anche vedere che mi hanno accettato l'amicizia una serie di pro, tra cui di famosi c'è anche Hero, Marine, Rotterdam, e soprattutto come non andare a salutare Grande Reynor, che adesso è offline, ma mi ha accettato l'amicizia, gentilissimo. E anche Serral, incredibilmente, mi ha accettato l'amicizia. E quindi andiamoci a vedere questo partitone allucinante. Guarda da solo, ma non da solo questa volta. Contro Pond, un Terran, pari livello. Eccoci qua, andiamo a mettere, come sempre, la mia visuale. Velocizziamo soprattutto la parte iniziale, visto la durata assurda di questa partita. Si parte a scoutare, mettiamo le unità. Parte a scoutare anche lui. Riduciamo la velocità 4x. Ma col sorvegliante viene attaccato. Smaschero lì che sta facendo la solita caserma. Si va di seconda base, mando in giro, siccome ho visto un po' poca roba nella base principale, mando in giro due Zergling per la mappa in cerca di eventuali strutture in costruzione del nostro amico Terran, ma non ci sono. In questo momento sono in vantaggio con i miei 33 droni contro i 28 SCV dell'avversario e qui. Allora, mettiamo, creiamo difese e metto anche due strutture per potenziare lì proprio a bloccare un po' l'entrata dell'espansione naturale del villaggio e qui a questo punto seguiamo in maniera manuale. Vado di Roach e contro i Terran, bene o male, mi sono stabilizzato su una build fatta di Roach e Hydra perché rendono, diciamo, abbastanza bene. Provo a farmi questo raid con la navetta medica. Io qui creo anche delle muta, ma non le manderò avanti abbastanza queste muta perché non trovo una grandissima resistenza. Allora, in questo caso mettiamo un attimino tutti, andiamo a vedere anche lui cosa sta facendo. Si sta barricando qui dentro, sta facendo caserme e i tor, sta facendo tor mine che poi ritroveremo. Siamo in questo punto a economia praticamente pari, però cannoni, un po' pochina la roba. Io invece ho 10 blatte, 5 mutalisk, 6 zergling. Ovviamente anche 6 laceratori e 5 regine. Il mio esercito è qui pronto. Non c'è base qui. Però lui, avendo visto quelle mutalische prima, si è fatto un bel po' di difese qui nella parte avanti di ingaggio. Provo a sfondare la base, ma le perdite sono troppe. Me la batto in ritirata. Ovviamente ogni volta che giro il replay mi arrivano dei messaggi su Telegram che fanno questo simpatico beep. Allora, porto avanti un altro po' di truppe, ma non sono molte. Arrivano i rinforzi. Questa volta andiamo di Zergling per tankarci un po' la situazione. Ma qui, se non erro, abbiamo già il tank d'assedio pronto a schierarsi. Sta creando le casettine per bloccare, per chiudere un po'. Si piazza qui e mando ancora altre muta. Volevo raidarlo. Effettivamente, qui avrei potuto mandare qui dietro queste mutalische. Avrei fatto sicuramente molto più danno. E invece non l'ho fatto, mi sono concentrato su questo attacco frontale in cui poi le mutalische non sono neanche granché. Vanno praticamente tutte a morire qua, le ritiro via. Non è stato un grandissimo ingaggio, qualche danno gliel'ho fatto, ma poca roba. Soprattutto lui ha questi Thor qui e il carro d'assedio in posizione che praticamente mi ha sfondato mezzo mondo. Andiamo a vedere le risorse. Sono a 7.000 risorse perse contro le sue 4.500.
A questo punto, terza base fatta, continuo a fare rocce laceratori, mando anche Zergling, faccio anche Zergling a livello di potenziamenti. Vediamo un po', potenziamenti, come siamo messi. Siamo messi che ho gli attacchi a distanza a livello 2 e il carapace a livello 1. Stavo potenziando anche un po' i volanti, mentre lui ha tutto a 1. E lo steam pack per i suoi marine. Andiamo a vedere un po' l'unità come siamo messi. Io ho 130 supply, lui 141 bloccato, 51 contro i suoi 47 droni. Siamo praticamente quasi pari. Vediamo qui il suo esercito che si avvicina. Allora, velocizziamo un attimino qui. Allora, andiamo per due. Qui c'è il suo esercito. Io splitto il mio esercito in due. Perché sono arrivate anche le muta. L'esercito in due. Lui si ritrova a scappare via. Gli faccio fuori mezzo mondo di roba. Ma anche lui. Anche lui. Vediamo che andiamo sicuramente sopra. Ma qui non ho visto questo carro d'assedio che continua a bombardarmi. Il Thor. Sotto, vediamo intanto dei rinforzi che partono dalla base. Mentre il seguo il Thor, l'ho inseguito un pochino troppo. Distruggiamo questo carro d'assedio. Arrivano i rinforzi. Le idralische sono pronte, sono arrivate. I potenziamenti rimangono a 2, però è arrivato anche il carapace livello 2. E a questo punto 49 a 57, 53 droni, per lo più l'economia è quasi pari. Io ho già 4 basi, lui ha 3 basi. Sta andando a posizionare la quarta. Continua ad attaccare sulla sua terza base. Mette quei maledetti SCV a riparare la base centrale. Distruggo la barricata di roccia. Faccio fuori questo Thor che incautamente ha mandato a spasso a fare un bel giretto di ricognizione, praticamente invece che un Marine ci ha mandato un Thor, un bel 500 risorse che se ne vanno via così. Ecco qua che intercetto, grazie ai biotumori, l'arrivo di questo esercito che si posiziona. Gli mando una idralisca a dire: guarda, toc toc, a bussare, eccola che arriva, toc toc. E lui mangia la foglia, si avvicina. A questo punto scappo perché dovevo fargli il giro, sarebbe stato un pessimo engage. Splitto un attimo per allontanarli. Lui retrocede, forse vede l'imponenza dell'esercito. A questo punto io penso che lui se ne stia andando, diciamo, in questa posizione. Quindi divido l'esercito per andarlo a chiudere, ma niente, non era lì. Allora sfondo la barricata, sapendo che ovviamente era qui, e gli faccio lo stesso giochino, divido, attacco, e ovviamente lui non può nulla e si estingue, porta via un po' le navette. E qui, ragazzi, mi fa un sacco di danno, perché io ho praticamente tutto il main in giro. A questo punto lui mi distrugge tutta la base centrale. Base centrale che comunque era senza risorse, però mi ha fatto abbastanza male qui. Ma io a quel punto dico: vabbè, mi ha distrutto la base, ma a questo punto parto a distruggerti la base anch'io quando siamo al 20° minuto. Carro d'assedio ovviamente fa malissimo, un altro carro d'assedio qui che continua a bombardare. Arrivano rinforzi, rinforzi dappertutto. Faccio fuori le navette mediche. E qui anche ci estinguiamo. Se andiamo a vedere, lui ha praticamente un terzo di droni in più di me. Io ne ho 44, lui 62. La sua economia è di gran lunga migliore. Le risorse perse, sono pari. Sì, poco più io, ma diciamo che siamo pari. A questo punto, che cosa succede? Che io devo andare anche a ricreare la pozza e tutte le varie strutture che servono per richiamare le unità, in quanto mi erano rimaste soltanto da poter produrre le idralische. Non potevo più fare Zergling, non potevo più fare le rocce, le blatte, insomma.
Quindi che cosa vado a fare? Vado a prendermi intanto altre due basi qui e sono a 5. Lui prende questa. Questa qui ormai ha ingranato, si è capito che lui va di carry in questo game, infatti eccolo che riparte con i suoi Thor. Io intanto mi sono rifatto Blatte e Hydra. Lo vedo entrare qui, le regine vanno un po' a suicidarsi, mi preparo, vado incontro alle regine, si riavvicina, va verso l'altra base, qui split dell'esercito e lo vado a chiudere, ovviamente come ho fatto prima è alla peggio, anche perché se non sbaglio lui si è fermato a potenziare le truppe mentre le ho potenziate fino alla fine i potenziamenti. Cerco eventualmente una sua base, dato che comunque deve ritruppare, sta già ritruppando, vediamo che ha già ritirato fuori i Thor. Ma qui devo assolutamente fargli un po' di danno perché altrimenti non si risolve. Me la do a gambe salvando questa Hydra perché l'ingaggio lì era veramente pessimo, ero bloccato, non potevo fargli niente. Lui manda questi Thor che a vederlo glieli seccavo tutti quanti, un gran peccato. Ho fatto la stessa cosa di prima, solo cliccato senza accertarsi che non facessero giri strani. A questo punto vado dove voglio andare a fargli questa base che era abbastanza conclamata che avesse creato questa base qui quando siamo ormai al 25esimo minuto. Andiamo ad accelerare un pochettino, ecco, ci avviciniamo alla base. Arrivano le Hydra, trovo questa casetta buttata lì così. Ecco qua che intanto partono i suoi rinforzi. Lascio solo un po' di truppe, lascio solo un po' di truppe e le tiro via, a questo punto lui mi scouta e sono costretto a ritirarmi. Intanto lui ha già ricreato il suo bell'esercito, ma anch'io 52 droni contro i suoi 72 droni. Vediamo che avanza e a questo punto io scendo in anticipo dove vorrà andare ovviamente su questa base. Vado a dividere di nuovo l'esercito, attacco frontale, attacco dietro, preso a 360 gradi, forse me la sono sempre cavata anche grazie a questo split di truppe che hanno. Ecco qui mi rendo conto che ci sono le mine. Mine che mi danno non poco fastidio, questa faccenda. Riestinguo di nuovo il suo esercito e anche il mio. Siamo per l'ennesima volta annientati, non riesco a fargli più di tanto danno, sono troppe poche le truppe, sono costretto a ritruppare tutto da capo, intanto vediamo qui che avanzano. Io nonostante ho solo 53 droni contro i suoi 72, ma sono parecchio avanti in minerali, ne ho un bel po' da parte. Intanto vediamo che gli SCV iniziano a raccattare materiali dove lì non ce ne sono. Crea coraggiosamente questa base, va a investire, non pensando che veramente prendere queste due basi centrali, non è facile col movimento che stiamo facendo adesso. Quindi che cosa succede? È costretto ad annullare, ritirarsi, mandare quelle quattro truppe a tentare di difendere qualcosa. Io retrocedo e aspetto. Intanto sono tornato a 200, lui a 176, di cui sappiamo che 76 sono praticamente. E qui, ragazzi, dopo aver distrutto questo, dopo aver praticamente annacquato il suo esercito e buttato nel water, vado a prendermi tranquillamente questa base. Vediamo questi SCV che coraggiosamente provano a ripristinare l'energia di quella base che se ne va. Se ne va e qui, probabilmente inizia un po' a delinearsi la cosa. Subisco parecchi danni, continuo a perdere tutto l'esercito continuamente, ma continuo a ricrearlo altrettanto prontamente grazie all'abilità degli Zerg di partorire truppe alla velocità della luce. E usare i materiali, i minerali che mi ero messo da parte saggiamente, non consumandoli. Quindi rieccoci qua, siamo a 170, 180, vedete come da 140 praticamente in un nanosecondo sono di nuovo tornato a 200, mentre ormai lui è già a metà. Provo coraggiosamente, così come ha fatto lui, a prendermi quella base, vado ad
disturbare la creazione di questa base. Ovviamente i minerali nelle basi principali sono belli che andati. Io ho queste due basi fondamentali che praticamente lui non ha, perché lui ha solo questa. Perché qui gliel'ho impedito, qui no, vediamo che qua lui mi sgama la nuova base proprio nel momento in cui si crea e non sono costretto a non ho potuto annullarla. Vediamo che anche qui mossa a tenaglia, panino, un panino farcito di Thor, vado a fargli secco praticamente tutto e qui a questo punto so per certo che lui al 33° minuto deve aver creato una base qui, non è possibile non averla fatta. È tutto finito, i materiali sono tutti finiti, mentre io ho queste due belle basi che continuano comunque a fare truppe, a fare risorse, scusate, senza problemi. Quindi a questo punto c'è un vantaggio, soprattutto gli ho fatto fuori un botto di SCV, talmente tanti che il surrend è praticamente scontato. Ma cosa fa lui per altri 10 minuti? Praticamente nulla. Si sta lì a guardare la devastazione, poi c'è una simpatica conversazione in chat che ci facciamo perché lui non si vuole arrendere. Vado a prendermela con le sue ultime truppe che sono lì, vogliono distruggermi la base, ma a questo punto lo lascio fare, andrò a ricrearlo perché io sono troppo concentrato a questo punto sull'andargli a distruggere tutto, sapendo che praticamente non ha nulla. Il mio unico scopo è distruggere tutte le sue strutture e nient'altro e nulla più, perché in fondo quando mi fai fuori una base escono tutte quante i mini droni, quelle zecche che escono dalla base una volta distrutta, che praticamente ti fanno fuori 10 marine. E quindi quanto ancora volevo avanzare? Effettivamente poco, gli sono rimasti 3 marine. Mi sta distruggendo anche questa base, ma rimane questa dove vanno a portare i materiali senza problemi. Ha una base che manda a spasso, io gli entro anche nell'espansione naturale, qui gli faccio fuori praticamente anche qui mezzo mondo di roba. Lui mi sta distruggendo tutte le strutture, ma a questo punto io so di non averne più bisogno, ho il mio esercito di gran lunga superiore al suo, vedo le sue truppe, non ci sono praticamente più, sono pochi marine, quindi non dovrò far altro che annientare tutte le strutture e andare con questi droni che ho portato prontamente in salvo a sua insaputa, andare a ricostruirmi una base, una piccola economia medievale qui proprio dove stava posizionando la base lui, che non se lo aspetta. Quindi potrà distruggere quello che vuole. Ho messo a fare anche questo, lui ha una cosa sospesa qui per aria perché ha visto che non ha truppe volanti, quindi non lo posso fare. E qua a questo punto lui va a posizionare queste maledette mine. Io vado a trasformare questa qui anche, ovviamente dopo che mi ha distrutto la base centrale ho dovuto potenziare questa per avere l'upgrade dei sorveglianti. Mando in giro le mie truppe in cerca di eventuali strutture. Vedo che qui ci sono i marine che mi stanno spatacchiando questa base, ma non è un problema. Quando sono a 400 risorse mando praticamente le truppe in giro. Qui ragazzi possiamo andare per 4 perché praticamente solo la caccia quello che ha. Mando l'esercito in giro, GGG. Poi altri minerali, sì, ho la base, gli dico, lui pure ha la base che vola, se la piazza qui dove c'avevo io la mia, abbiamo fatto la stessa cosa, dove non se lo aspetta, ma io so che lì continuo a mandare perché poi sgamo un SCV che andava in giro, che vagava, e lo vedo con il sorvegliante, quindi gli vado a ripulire gli ultimi droni e non può più nulla, e GG in questa partita apparentemente interminabile e tormentata, dove per fortuna ho avuto la meglio. Lasciate un bel mi piace sotto al video se vi è piaciuto, un commento, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Per questo video è proprio tutto, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.